Queste sono partite, quando in giro di ritorno, sono tutte partite importanti per chiunque voglia raggiungere il proprio obiettivo. Noi ne abbiamo uno, il Nolo ovviamente ne aveva un altro. Ed è stata una partita dura. Primo tempo è stata, diciamo, un po' equilibrata, anche se abbiamo avuto magari più delle possibilità noi per fare gol e cominciare magari ad andare in vantaggio, però dopo alla fine. Secondo tempo abbiamo ottimizzato anche sotto forma realizzativa con le due reti, abbiamo credo meritato di vincere. È chiaro che dopo sotto di una rete il Nola comunque voleva recuperare, insomma non poteva continuare a fare la stessa partita quasi rinunciataria, soltanto cercando i due attaccanti e nelle verticalizzazioni alle spalle dei nostri difensori centrali. E dopo l'1-0 si sono messi con più uomini davanti alla nostra difesa e quindi ci hanno creato dei grattacapi dove del resto anche noi siamo stati bravi a mostrare maggiore solidità. Beh, inizio campionato si hanno sempre delle ambizioni, no? È ovvio, è normale. Poi inizia il campionato e le cose possono anche cambiare. Ci sono delle squadre che sono venute fuori, vedi il Picerno che riesce e continua a sorprendere, ma perché comunque è una buona squadra, una squadra ben attrezzata, gioca anche un buon calcio e al momento merita questa posizione di classifica. Noi più che vincere in questo momento non possiamo, per cui noi dobbiamo continuare a cercare di mantenere alta la nostra, sempre più alta la nostra ambizione in tutte le partite, nella speranza che gli altri possano inciampare. Oggi si è fermato il Taranto e invece noi non possiamo assolutamente, come ho detto prima, è un termine che usiamo nello spogliatoio, inciampare, noi non ce lo possiamo permettere.